ci si comporterebbe diversamente, divertendosi, sia ben chiaro, ma pure producendo per se stessi, che la scuola in realtà è degli studenti, e gli studenti questo non hanno mai capito. Per lo tempo, insomma, gli scucciatori invece dovrebbero venire con la pretesa di dire il caso voluto per gli interessi miei, e pretende e voglio imparare, al meglio. Ma l'avesse la pretesa non è nessuno, avesse la mettere a scuola. Più che altro è stato l'insegnamento proprio umano. Ma si fa l'autogestione, no? Invece là dell'autogestione si dovrebbe pretendere ancora di più di quanto si fa a scuola, ma no, cazzo è l'autogestione. Non si capisce che uno sta a creare, si sta formando. Poi alla fine magari capisci quando è troppo tardi, magari. Io però credo di essermi salvato un po'. Si forma l'individuo, l'individuo del futuro. E quanto più riesci a prendere, meglio per te il tuo futuro. Io ero seduto qui, c'era la lezione di storia. La professoressa stava giustamente qua. E non sapevo proprio niente di storia e tremavo perché prima della campanella mi avrebbero interrogato. Poi la campanella suonò e non mi interrogarono più. Io stavo là. Puoi andare a sedere, la facciamo. Guarda, sta sembrando un po' posto, guarda, capite che bellezza. Ma lo stesso, storia, non sapete niente. Come un po' studiamo, come un insegnato. Io tremavo che mi hanno messo il dentro, non voglio mai essere davanti a loro. Chi era la presenza di questo studiato? Ma chi è riuscito? Non lo so, era... come si chiama? Zoffo. Qua mi ricordo quando c'era Zoffo, dove era un uomo, anche questo. Comunque, all'improvviso, sono la campanella, libero. Non la campanella per è finita. Mi ricordo. È in fase. Grazie. Faceva un freddo tremendo qui ogni volta. Cioè ricordo eravamo una fila enorme di noi qua che andavamo in palestra. E... ma... già fa matematica, la roba già fa pure storia, mamma mia l'odore della creta, che pure è diverso, sembra che sarà l'aula di plastica. Qua dentro dovrei avere una mia sculturina. Ah, sono stato bravo però questi qua, I nuovi allievi, non c'è mai. Quando non c'è una condanna però, è meglio chiudere. Ma, chissà. Comunque, qua c'era tutta la creta a ammorbidirsi. Ah, volevano fare le nuove... nuove mostre forse. Questo è il mosaico che raffigura un quadro di Dalì. Questo è il professor come si chiama? Professore professore di plastica. Ecco. Una volta, il primo giorno di scuola, prima. Il maestro al servizio questa volta e annuì come un ricordo bello del suo allievo.
Ah, il professor Giannino. E qua invece io facevo i quadri delle mostre. Prima esiste ancora un quadro mica. Non è roba mica. Qua rimanevo proprio tutta la giornata, da solo. Sciacquavo le mani qua. E vedevo la gente che se ne andava, il professore, gli amici, da questa finestra. Oh, che nemica. Qui facevo matematica con Rossano. Primo maestro che mi mise 6. E qui vedevo Fabiana venire dalle scale il giorno dell'esame, che mi fece pss, pss. Ma chi si scorda quest'aula? Francesca Guarini era seduta lì sopra a farfalla, proprio con le gambe proprio sopra, coi piedi sopra la tavola. La professoressa Bodini stava qua, io stavo qui. E niente, si parlava di Giovan Battista Marino, dei marinisti, della scrittura barocca, di Voltaire. Era una bella cosa, guarda. Poi qui mi affacciavo e cercavo di inventare qualche melodia, ma non ci riuscivo, che non sapevo suonare niente, poco il violino e basta. Quest'aula invece, hanno fatto un'altra aula in Bratembo, questa parete non c'era, era lunga quest'aula, molto lunga. Qui sarà una sorpresa per me. Mamma mia, questa parte qui è quella che... Oh Madonna, qui Fabiana per la prima volta salì, si sedette qui, io stavo qui e mi domandò perché ero timido e io non seppi rispondere a questo. Da quel momento scelsi di cambiare vita, da quel momento capii che non potevo essere in quelle condizioni disumane, cioè nel senso che ero troppo timido per essere umano, e allora cercai di cambiare, ci ho messo 10 anni, adesso sono cambiato, meno male. Marianna Montella all'improvviso è entrata lì e aveva tutti i capelli bagnati, umidi, perché piovava, poi pioveva. Vabbè, ricordo che qui facevo inglese pure, con Papa, la professoressa Papa, e giustamente non sapeva fare niente, comunque. E qui io avevo dei quaderni con l'inglese già fatto e glielo passavo a Fabiana che stava seduta qua per fare il compito d'inglese. E poi lì ci stava Marco Piccolo, Ciro Maranella, Rosa Matteo, là, Marzano, Ferraro, là, se sembra qua pure là, ma chissà, Capuana, Steve, Occavo, là, ma ricordo. Lì ricordo che c'era una grande scritta qui che faceva tutto così. Mi ricordo che la professoressa Normale ci disse, a un certo punto si girò parlando delle scritte, a un certo punto lesse dicendo: ma qua poi sta scritto Wallaron, sembra che qui ho sognato questa porta e questo scorcio. È il preside. Qui faceva il disegno davvero, eh?
come facciamo? Tutti andavano a mangiare. Io dicevo che non mangiavo mai. Grazie, ma professoressi geometrico, una latina picca del geometrico, ma qui hanno fatto un'altra aula perché questa parete non c'era. La professoressa si chiamava? Si chiamava? Qua stava la cattedra e l'aula era lunga. Questo è Umberto Boccio. Solo adesso mi accorgo quanto sono importanti le scritte sui muri. Peccato che non ho scritto niente io. L'ora di chimica pure si faceva qui. Ma chimica mai astoriata. Su questi marmi qui ci siedevamo spesso. Quest'aula per esempio fu terrificante. La disposizione dei banchi e delle sedie dunque, quindi... per lo che non era così. Qui c'era tutto il tavolo, una tavolata centrale, con le sedie attorno. Io ero seduto qua, su questa fila qua. La professoressa era lì, la normale, o Rufino. E comunque, impressionante il momento quando entrava. Entrava, era come se entrava il terrore proprio, con quella faccia drammatica che ti includeva proprio il dramma esistenziale. Queste erano le aule degli esami di terzo. Credo qui stavo facendo l'esame di matematica. Era troppo piccolo. Più una ragazza mi fece capire che le piacevo. Era talmente stronzo. Era anche bella questa. Era talmente idiota che me la lasciai perdere, ma non fu l'unica. Furono quasi una decina. Questa è l'arena concerto. Certo, un bel posto è visto da determinati punti di vista. Questo è l'acquario, il cosiddetto acquario, perché che lì è raffigurata una parete di pesci. Mamma mia, che mi ricordo, mamma mia, era da quella finestra. Ah, in coppa si scala poi. Ecco, guardando questa immagine, io rimanevo fermo e comunque quasi disabile.
E mi rendevo conto comunque anche, e ripeto comunque, di stare perdendo tempo. Cioè, stavo perdendo tempo. Ho posato su queste mura il mio amore per te. Ho posato su queste mura. Ci devi stare, inutile sperare, di recuperare se hanno detto no. Meglio sparire, non telefonare, per sentirsi dire un'altra volta no. Di un ricordo io senza di te, fotografia di chi va via, nello specchio dei pensieri miei, ti vedo ma non ti raggiungo mai, ma ci ho pensato adesso solo, senza ritorno, se non il volo, senza fermate né confini, solo orizzonti neanche troppo lontani. Io mi prenderò il mio posto e tu seduta lì scelgo. Morirai la mia sentita, la mia nostra, la strage punita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita. Prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè, c'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po'. Comando sì, comando no, comando decida, comando no, comando no. Oltre quelle distanze andrò più vicino a te, volando al cuore. Su di me, adesso te ne vai ed io non vivo più, lo so mi abituerò a camminare senza averti accanto, non è così per te che lo sapevi già. L'ultima valigia e poi tutto cambierà. Seguendo la che già sta in quale cuore.
perché con lei sono contento. La voglio a lei, voglio solo lei. Se tutto sembra una bugia, almeno tu non andare via, rimani qui vicino a me, ti prego non andare via. C'è un'altra cosa che dovrebbe fare la scuola, che dovrebbero pretendere gli studenti, è l'accostamento alla realtà del lavoro, fare stagi fuori. Grazie. Cioè veramente pretendere tutto, ma pretendere proprio dal preside, dai professori, dai collaboratori, da tutti quanti. Invece non si capisce. Un'altra dimensione, capisci quando stai a fare lo studente. Ma ci si può pure divertire. Certo. Uno dovrebbe imparare come si fa a divertirsi. Sapere quando è il momento di divertirsi. Si può andare pure a fare amici per il sole, si può andare a fare, si può fare, si possono fare, ma perché sai, perché sia sempre rispetto. Io sono lì, ci chiamavamo per il nome, ancora oggi ci incontriamo con molto piacere, ancora oggi ci andiamo a mangiare qualche cosa in pizzeria o al ristorante insieme, ma quando uscivamo fuori ci chiamavamo per il nome. Il professore era la figura istituzionale che doveva essere lui. Noi pretendevamo da lui. Questa era la formula vincente. Soprattutto per le scuole, un pezzo che scappa e messo un foglio di carta senza fare niente. E anche purtroppo, e poi questi sono i momenti di vita più belli, perché non è più spensierato, dove si formano le amicizie, gli amori, diciamo, si hanno tante esperienze. Ma pure questo odore, no, che sta provenendo da fuori, cioè pare una stronzata, sembra un odore qualunque, invece non sto qua. Sentendo questo odore mi ricordo proprio dei momenti che stavo qua, quell'odore che passava. Questo odore proprio qua infatti. È stato bello averti pronto, nel meglio della nostra età, i sogni e le canzoni, e poi siamo cresciuti.